È successo. Sì, il governo Schifani non c'è più. L'ennesimo schiaffo a Schifani dalla sua stessa maggioranza. Schifani è venuto in aula. Prima di entrare in aula ha detto: se questo disegno di legge sulle province, sul ripristino delle province in Sicilia, l'elezione diretta, non passa, io mi dimetterò. Schifani dixit. Quando è entrato in aula, ci siamo guardati tutti negli occhi. E eravamo dubbiosi se fosse Schifani o il suo ologramma, intanto. Poi l'abbiamo toccato. Io sono andato anche a stringergli la mano. Era lui. Si è seduto. Ha cominciato a guardare gli uomini e le donne della sua maggioranza. A me non sembrava vero. Ho preso la parola e ho detto: Schifani porta male in quest'aula per lui e porta bene per la Sicilia, ovviamente. Vi avevo già detto ieri che su questo provvedimento, che questo provvedimento rappresentava l'epilogo del governo Schifani. E si è verificato. Per la seconda volta consecutiva, nel giro di una settimana, Schifani viene sfiduciato dalla sua stessa maggioranza. Per la seconda volta in una settimana Schifani è venuto in aula, dopo che non ha mai partecipato ai lavori sulla legge di bilancio e di stabilità, per intimidire i suoi della maggioranza, e la reazione è stata mortale questa volta. In aula eravamo 65 parlamentari, di cui, perché c'erano 5 colleghi assenti, di questi 5 colleghi 3 erano della maggioranza e 2 dell'opposizione. Quindi la maggioranza oggi in aula era di 37 voti, compreso Schifani, che è venuto a votare. Pensate un po'. E noi dell'opposizione eravamo 28. Quindi, nastri di partenza, 28 contro 37.
Ora però posso dire, perché stanotte non ho dormito. Eravamo alle prese col pallottoliere. Però abbiamo chiuso la nottata con un calcolo di 10 voti in più che sarebbero arrivati alla minoranza. Minoranza d'aula, ma noi siamo la maggioranza dei siciliani. E invece che cosa è successo? Che la maggioranza, dai 37 voti che doveva prendere, ne ha presi 25. Non 10 del calcolo che abbiamo chiuso all'alba. 12. Perché la presenza di Schifani ha eccitato i parlamentari che sono rimasti a bocca asciutta nella spartizione della mangiatoia, della sanità e quant'altro. E quindi la presenza di Schifani porta scusa. Ma è un benessere immenso per la Sicilia e per i siciliani. Risultato del voto. Una maggioranza che doveva prendere 37 voti, prende 25. Una opposizione che doveva prendere 28 voti, ne prende 40. Io prima che iniziassero i lavori sono intervenuto sull'ordine dei lavori. Ho guardato in faccia il governo ribadendo che era come lo yogurt, la scadenza sempre più vicina. Eh sì, perché stanotte i conti mi sono fatti, no? E ho detto ai colleghi della presunta maggioranza: ancora avete qualche nanosecondo per decidere da quale parte stare? E fate due. Ci hanno ripensato all'ultimo secondo. Risultato. La legge, portatemi un regolamento per cortesia, se ce l'avete d'aula. Perché ora vi dico anche cosa succede. La legge sulle province è stata affossata perché bocciando l'articolo 1 salta tutto il cuore della legge. Giustamente il Presidente del Parlamento Galvagno ha ammonito tutta l'Aula sulla valenza del voto che si stava per esprimere e correttamente ha detto all'Aula: guardate che se viene bocciato questo articolo tutta la legge salta, perché l'articolo 1 è il cuore della legge. Cosa succede ora? Sono due gli aspetti. Per quanto riguarda la legge che oggi era in discussione, tanto cara Schifani, tanto cara, è ovvio che questa legge non porterà e non darà la possibilità a quel disegno che qualcuno aveva in mente. Perché? Perché c'era questo disegno criminoso di alcune forze e di alcuni partiti nazionali della maggioranza che doveva abbinare le elezioni europee con le elezioni provinciali per sfruttare quello che è successo alle elezioni del 25 di settembre del 2022, la contemporaneità delle elezioni regionali e nazionali. E se non c'era l'election day non credo proprio che Schifani sarebbe oggi presidente. Quindi questo disegno di legge, cito testualmente articolo 123 bis del regolamento d'aula, un disegno di legge o qualsiasi altro documento respinto dall'assemblea non può essere riesaminato nel corso della stessa sessione. Sapete che significa?
che per riproporre questo disegno di legge, ma non in aula, già in commissione, bisogna aspettare la sessione di marzo. Quindi significa che questa legge potrà iniziare il suo iter parlamentare dopo il 10 di marzo. Sarà presentata in commissione, si inizierà la discussione in commissione, si presenteranno gli emendamenti in commissione, il disegno criminale è saltato. Ma non c'è neanche sto pericolo. Perché c'è ora il secondo aspetto. Schifani! Se sei uomo di parola, libera la Sicilia da questa cappa politico-mafiosa. Mantieni la tua parola. Hai detto, prima di entrare in aula, ai tuoi parlamentari, che se non passava questa legge, ti saresti dimesso. Vedi, la differenza tra te e Nello Musumeci, da questo punto di vista, è semplice. Nello Musumeci, da buon tribuno, queste cose le dichiarava in aula, fratelmente. Tu da coyote, perché sei un gran coyote, c'hai viltà, non le dichiari ufficialmente. Ti muovi nell'ombra. Qua, Presidente Ombroso, infatti, porti sfida. E allora sarai di parola? Tu che sei stato il presidente della seconda carica dello Stato, tu che sei presidente emerito, tu che sei stato presidente del Senato, quanto vale la tua parola? Renato Schifani, la manterrai? Ti dimetterai? Sei scappato dall'aula per andare a firmare le tue dimissioni? Perché non hai preso la parola? Dopo questa ulteriore bocciatura, perché non hai detto alla tua maggioranza andate a fanculo? Sono sprecato per voi, io l'ho fatto il presidente del Senato, in questa melma oscura. Ormai passiamo dalla selva oscura dantesca alla melma oscura schifaniana. Ecco, cari siciliani e siciliane, cosa è successo un quarto d'ora fa. Ora che il buon Schifani ha anche dato l'esempio di come si scappa dai processi, quale sarà l'esempio che darà ai siciliani e alle siciliane? Come potremo noi, da questo momento in poi, accettare di avere un presidente delegittimato dalla sua stessa maggioranza in un Parlamento? Qual è l'autorevolezza di un presidente sminchiato per la seconda volta nel giro di una settimana? È ovvio che qui c'è di mezzo la credibilità e l'autorevolezza della Sicilia. Cosa sta facendo Schifani in questo momento? Io sono qua con i miei colleghi. C'è Peppe Lombardo, c'è il nostro capogruppo Matteo Sciotto, ci sono i nostri due giovani puledri che scarpe sono una meraviglia, Alessandro De Leo e Ismaele Lavardera, che ci fanno sognare e di buono hanno l'età. E in fondo c'è il mio collega sindaco Davide Vasta, detto Enea. Mica siamo qui preoccupati. C'è che preoccupare. Ismaele si è preoccupato di... Che dolore che si vada a votare. Vedete, non è che siamo qui di pensiero da spirito, ma sì, ora che facciamo?
Certo, là c'è Danilo lo giudice che non vede l'ora. E lì che si sigue i mani. È arrivato il momento, è arrivato il momento. Fonti interne dicono che in questo momento sarebbe riunito per capire se azzerare la giunta. Ma perché non ti riunisci per mandarti a fanculo? Mi devi scusare, una volta per tutti. Capo Schifani, mi devi scusare. C'è l'ansia, c'è l'ansia, ragazzi. Forse in diretta. Leggiamo le dimissioni. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo che sta succedendo. Schifani. Ah, e che dice stanza? E con Marcello Caruso. Sono riuniti, c'è la seduta spiritica in corso, per ora a Palazzo d'Orleans. Non è che hai bisogno di aiuto a fare le valigie, Renato, noi veniamo, non è che ci presentiamo fattura. Lo facciamo con grande piacere. Allora, guardate un po', qua siamo uno di fronte all'altro. Ci guardiamo. Ci guardiamo. Senti, riesci a far vedere Schifani da qua? Fabio, ti prego. Apri la finestra. Apri la finestra e controlliamo Schifani da qui. Vediamo se riusciamo a inquadrare cosa sta facendo Schifani in questo momento. Ecco, quello è il palazzo di fronte, quello è il palazzo d'Orleans. Vedete, lui è lì riunito. Con tutto il cerchio magico. Che dice il suo cerchio magico? Non ti dimettere, presidente! Non ti dimettere, perché sennò noi rimarremo disoccupati! Capite? E giustamente dice Ismaele, e chi si è fatto il muto di tutti questi deputati? Che fai? Prevarrà lo spirito del buon padre di famiglia. E quindi Renato Schifani, per salvare tutto questo precariato, anzi per non incentivare il precariato. Ragazzi, qua il problema è questo. È al contrario. O prevarrà la parola dell'uomo di Stato, dell'uomo Elon Musk, l'uomo che non deve chiedere mai. Quale sarà la linea che prevarrà? In questo momento siamo qui, noi che ci auspichiamo che Schifani mantenga la parola data, e tutto il suo cerchio magico che è lì, che lo ha circondato, probabilmente, ragazzi, probabilmente è stato preso in ostaggio Schifani. Noi gli staranno facendo firmare le dimissioni. Ismaele, secondo me devi fare un colpo, non di iena, iena al cubo. Vai e dagli una mano, andiamo in soccorso da Schifani. Dice che non trovano la penna. Non la trovano. Portagli la mia penna a quattro colori e digli che lo autorizzo a firmare le sue dimissioni con la penna verde. Ma vi rendete conto? La Sicilia, con i problemi che ha, se deve sopportare questo teatrino di un uomo inadeguato, inadeguato a fare il presidente della regione siciliana, è giusto che ti rimangano appesi. Noi già abbiamo chiamato la tipografia, veramente. Già stiamo stampando. Vi assicuro che dopo un nanosecondo dell'ufficializzazione delle dimissioni di Schifani escono tutti i nostri taxi. Sono messaggi dei deputati della maggioranza, c'è posto in lista, qualcuno chiede la notte. Addirittura. Ma già stanno arrivando doni. C'è una cosa che è arrivata, me l'ha portato un secondo? Aspetta, guardate, stanno arrivando già dei doni e dei... No, prima c'era il calumè della pace, ora stanno arrivando cose interessanti, ora mi hanno mandato un messaggio che è arrivato il primo dono. Guardate qua che arriva, mettilo qua Fabio, mettilo qua. Direttamente dalla provincia di Siracusa. C'è qualcuno di Siracusa che si vuole candidare? Pomodorini, io ringrazio, ovviamente per privacy, non posso dire che li ha mandati, anche perché Riccardo è una persona... è scappato.
ce ne sono tante. Mi scappavo, però arriva a questo punto tipo Riccardo Gennuso, collego anche il messaggio, ha scritto onestamente per i miei genitori, eh? Quindi questo lo voglio dire, però al di là di tutto, guardate qua, chissà ora cosa succederà in questi prossimi minuti. E allora noi ora ci fermiamo un attimino, è ovvio che ci collegheremo come sarà ufficializzata la dimissione di Renato Schifani. Noi partiamo dal presupposto che chi ha fatto il presidente del Senato per 5 anni e che viene in un Parlamento come quello siciliano a dire ai suoi che se non passa questo disegno di legge lui rassegna le dimissioni, noi partiamo dal presupposto che ci sarà l'immediata conseguenza. Quindi partiamo dal presupposto che in questo momento il cerchio magico del presidente Schifani è riunito lì soltanto perché devono comporre il testo. Siamo in campagna elettorale. Stamattina abbiamo formalizzato la costituzione del Comitato di Liberazione della Sicilia. L'arruolamento sarà lanciato stanotte. Preparatevi, siciliani e siciliane. È il momento di liberare la nostra terra. È il momento di scendere in piazza. È il momento di metterci la faccia. È un momento storico. Si sono create le condizioni per vincere questa guerra contro la banda Bassotti politica, e nelle prossime ore daremo l'annuncio finale della fase che ci aspetta e ovviamente di una guerra che ormai è chiaro a tutti, vinceremo. Ci sentiremo nelle prossime ore. Grazie.